fece di progetto e lo ha ricostruito, perché non era proprio così come lo vedete, anche le tese, proprio le mura del castello erano un pochino più ampie e diverse, però nonostante tutto ce l'abbiamo, esiste, ci sta, quindi ce ne possiamo godere un po' tutti, perché poi è un bene, non è solo della comunità nostra, ma è anche della comunità, quindi è la cosa bella. Chi erano i Drengot? I Drengot praticamente venivano dalla Francia, furono i primi ad arrivare in Sud Italia, dopo che erano stati in Gerusalemme, le famose crociate, eccetera, eccetera. Loro furono i primi ad occupare le terre meridionali, chiamarono i loro fratelli Altavilla, loro erano la Bassa Villa, e i confraterni Altavilla erano gli altri, Ruggero, che poi conquisterà il regno di Napoli. Praticamente queste erano le due famiglie che si contesero le terre del sud. I Drengot, che erano quelli di Aversa, che erano quelli di Arpino, e gli Altavilla, che erano quelli della Sicilia. Rainulfo era il famoso conte e duca di Puglia, con i quali si scontrarono più volte. Però, ahimè, Ruggero d'Altavilla era molto più forte, voi strategicamente per questioni militari, e voi perché i saraceni erano abbondanti a quell'epoca. In effetti voi sull'altro cresta della montagna che voi vedete lì c'è un'altra fortezza di noi il 30 di questo mese prossimo faremo tutta un'escursione che porterà alle mura di Saracina, così chiamate, non si sa perché, probabilmente perché furono costruite da questi soldati alla mercé di questo Ruggero, ma questo non lo sappiamo perché non c'è documentazione in merito. Quindi faremo questo giro, poi faremo il punto panoramico del Pizzone e faremo il giro. Ho fatto un po' di pubblicità, ottimo, l'escursione che facciamo. Vieni, mi raccomando. Quindi questo era, perché i normanni poi costruivano queste fortezze proprio in vetta ai colli per un motivo ben preciso. Perfetto, ma loro avevano bisogno di difendersi non dagli attacchi militari, ma soprattutto dal popolo, perché loro depredavano praticamente all'inizio. Quindi loro costruivano queste fortezze, era la cosa principale, poi va da sé che diventavano presidi militari. Questo è un presidio militare sull'intera valle. Poi ce ne sono altri. Esatto, che domina la valle. La Patenara che sta lì. Lì dove c'è Santa Maria della Ferrara, poi dall'altra parte, dove papi, imperatori, pure Carlo V, hanno soggiornato lì, Carlo V, sono andato anche qua. Più avanti, dall'altra parte, vedete che c'è un borgo molto bianco, quello è Aidan, è uno dei pochi comuni, pochi paesi che si sono sviluppati intorno, hanno continuato a esistere intorno alle fortezze, intorno al castello, intorno a un maschio, diciamo. Sant'Angelo no, Sant'Angelo è una storia diversa. Sant'Angelo esisteva prima di questa costruzione. Prima di questa costruzione c'erano i monaci che avevano un eremo praticamente, ma di questo non c'è documentazione, ma ci sono piccole testimonianze che lasciano capire il perché ci siano stati questi monaci. E gli scavi archeologici poi in seguito hanno dato una certa ragione a questa cosa qui. Per cui loro si sono insediati su questa precedente costruzione, questo abitato monasteriale. Quindi la storia, mi chiedeva prima se esisteva, no, Sant'Angelo era questo, no, non era questo. Sant'Angelo e la Viscanina esistevano prima, la Viscanina era il casale della Ravischiera in epoca longobarda, che stava al di sotto e sulla via Minucia, quella che tutti dicono latina, ma che non è latina, perché la latina viene da Teano, quindi questa viene dagli Abruzzi, è totalmente diversa. Ailano, vi dicevo, come stavo dicendo, questa prima, veniva da Atina, faceva Atina, la vecchia Vandra, che è ancora strada, che è ancora strada statale. La via Latina era, andava quella che fa Teano, Pietravera e l'Appia sul mare. Ailano è importante perché cosa? Io quando parlo del mio territorio amo parlare molto pure degli altri, perché va da sé che oggi si ragiona, si parla di turismo e ci si lamenta di come farlo, perché farlo, in che modo farlo, ma è abbastanza complicato. La cosa bella è cercare di coinvolgersi l'un l'altro, tutti i paesi,
questa è la cosa, quando si fanno delle manifestazioni, voi state facendo una cosa utilissima, bravo, è quello che si fa. Senza di questo non esiste, non esiste niente, è inutile ci lamentiamo, non potremmo fare niente. Dicevo, Ailano è la patria del più antico volgare italiano, che non è la Divina Commedia, come tutti dicono, no? Ma è i Placidi di Monte Cassino. Sono sopra, no? Esatto. I Placidi 845, di il primo lo conoscete, sì? Di Capua. Qualcuno di Capua? No, cioè, documenti notarili. No, sta a Monte Cassino, c'è una causa tra Capua e il Conte d'Aquino. Monte Cassino perse, esatto, il giudice, e stanno i Placidi Cassinesi. Perché avvengono questi Placidi? I Placidi avvengono perché i Saraceni, che dicevamo prima, vengono, questo sono Saraceni non dell'epoca normanna, sono Saraceni di epoca longobarda. Alto Medioevo. Loro vengono, distruggono ogni cosa, distruggono Monte Cassino. I monaci la prima distruzione. Scappare via, quindi si rifugiano a Teano, a Capua, cercano un po' rifugio dappertutto. Finalmente alla fine del Novecento viene eletto per abate un certo Aligerno, e questo è il nome che noi abbiamo come centro studi. Questo Aligerno dell'epoca del Ducato di Napoli. Sì, l'epoca longobarda. Qui era, no, c'era il Ducato di Napoli là, questo Ducato longobardo. Sì, Ducato, di conseguenza, sì. Che cosa fa Aligerno? Per recuperare i terreni persi dopo 33 sì, oltre anni, era molto difficile, cercò di andare in perlustrazione su vari territori. A lui riesce molto difficile questa cosa, perché incontra delle ostilità da parte dei conti della zona di Aquino, Sora, sì. Ma soprattutto qui ad Alife proprio, perché il conte Bernardo si chiamava, occupa le terre di Monte Cassino tutte quante. È una terra che ancora oggi si chiama con lo stesso nome, e si chiama la Corvara praticamente, perché è di Sant'Angelo e la conosce, la Corvara. Il monaco, questo Aligerno, non riesce a recuperare questi terreni e dovette far intervenire il duca. Il duca poi minacciò il conte di lasciar perdere i monaci, perché poi questo conte minacciò di incendiare la Corvara, i monaci e il castello che loro avevano. Quindi dopo tutta questa alter ego, alla fine poi successe che praticamente riuscì a recuperare questi tenimenti, questo Aligerno. Però per recuperare questi tenimenti si dovettero fare delle cause, perché intanto molti terreni li avevano occupati altre persone pure. Sì. Quindi dovettero redigere questi placiti su pergamena, sono fogli lunghi, dove i contadini fecero le loro proprie testimonianze, dicendo: io so che quelle terre, per quei fini come li conosciamo oggi, appartengono a Monte Cassino. Io so per quelle terre, con quelli fini, per 100 anni li pussette Monte Cassino. Ed è un dialetto un po' particolare, dove si usa la K, dove anche io uso la K quando scrivo delle mie cose in dialetto, per esempio, no? Ed è il più antico placido che noi conosciamo, la più antica scrittura italiana. Ecco perché queste terre sono importanti, ecco perché è importante che voi veniate, che Salvatore vi porta, e mi auguro che porta pure altre persone, perché è questo che abbiamo bisogno. Questo è l'entroterra, non è purtroppo il mare, dove solamente l'acqua è bella. Qui c'è altra storia, c'è altra cosa, purtroppo. Una volta non era periferia, adesso magari è diventata periferia, però nonostante, scusami se ti interrompo, nonostante diciamo la cosa che diciamo secondo me di questo posto, la cosa bella, importante, è che stiamo, che viviamo, cioè viviamo il Medioevo, cioè io qua mi sono sentito, magari forse non lo so, ho avuto professori più pazzi di te, ho avuto romantici, però mi sono sentito un cavaliere, non lo so, mi aspettava la concubina spogliata qua, però non va niente. Potete, se osservate il borgo di Sant'Angelo, che esisteva prima del castello, prima, molto prima, vi accorgete che è stata la predisposizione urbanistica è tutta fatta intorno alle strade, cioè realizzata proprio intorno agli assi viari, ed è rimasta così com'era nel Medioevo, tranne alcune parti del paese che si sono
sviluppate successivamente, però il resto è rimasto così com'è. Ancora quella romana, no? Infatti Sant'Angelo non si è sviluppata ancora al castello. Se ci fate caso, a Decumano, quei, rettangoli, sì, quei rettangoli che vedete sono ancora quelle spartizioni romane, quelle romane questa, della colonia che aveva questa, creato. Questa spartizione qui, questa centuriazione romana, la potete osservare in Alife, che è là, che è il luogo per eccellenza sannitico più importante di tutta la zona, insieme a Boiano dall'altra parte, a Sepino, a Telese. Cioè, e questo voi praticamente, noi siamo qui sulla roccaforte sannitica dei Sannitipentri per eccellenza, perché il Matese raccoglieva i Sannitipentri. Poi va da sé che i Sannitipentri abitassero, come dicono, e non è proprio così, i monti, ma non è così, perché loro praticamente sui monti costruivano molto i templi, ma tombe sannitiche sono c'è un motivo, tutte quante a valle, loro dove, non... dove, scusami, dove passano gli assi viari romani, lì c'erano prima tombe sannitiche, quindi i romani costruiscono e si rifanno alle cose sannitiche. I Sanniti si ritirano sul Matese quando decidono di non combattere più i romani e si ritirarono sul Matese. Loro non sono mai arresi, decisero di non combattere più e si ritirarono su. E nasce il fenomeno del brigantaccio, perché il brigante fatto dagli Almani e dai Latini, perché venivano in continuazione attaccati con guerriglie dai Sanniti che stavano qua. Praticamente poi sì, la storia borbonica poi la lasciamo un po' perdere. Ma questo è 300 avanti, ma questo è 300 avanti Cristo. Questo è 300 avanti Cristo. Non è borbonica, nello specifico nome da Brian francese, perché il Brian francese dà poi nascono sotto i romani qui e in Scozia con i Celti. Per dirvi, quindi è una roccaforte sannitica e di sannitico Alife non si è capito ancora dove potesse esistere. Tra le varie supposizioni, qualche storico, ritrovando anche materiali sannitici, ha supposto che sia stato proprio qui prima dei monaci ci fosse stato. A Tina c'è il museo Sannita? Sì, sì, ma Pietravairano qua. No, a Tina proprio? No, ma qua. Anche. Su Pietravairano, San Nicola c'è il territorio Sannita finiva a Sora. Ma pure qua, dove sta il Monte Cauto di Pratella, lì c'è una città sannita sopra. E quindi per dirvi che in effetti c'erano Sanniti, poi ci sono stati Romani, la Life non si capiva, non si capisce bene di dove fosse stata costruita questa antica Life che Tito Livio cita nelle sue dissertazioni, e probabilmente sia questa, come dicono alcuni storici, cioè al posto del castello c'era prima questa abitato sannitico che con certezza non sa che cos'era, poi i monaci hanno a loro volta costruito sopra e poi i normanni ancora sopra. Quindi torno voi vedete un abitato urbanistico interamente normanno originale. Per questo la Sor Orsola Benincaso ha voluto fare degli scavi su questo castello, perché l'urbanistica medievale, tranne il maschio, il dongione, e rispecchia proprio in pieno una fedeltà normanna, sì, proprio tipica dell'epoca. Ed è ancora così, ancora voi come la vedete. E questo è molto importante, è molto importante della Campania. E secondo me non è stata abitata dal popolo dei due paesi, perché i due paesi esistevano prima e si dimostrano in documentazioni precedenti, già nel 1168, ma pure in altre cose. Quindi è probabile che questo borgo sia stato poco abitato, ed abitato da militari, da famiglie di militari. Pure la concubina, però. La concubina, una concubina fissa, però, il fatto che l'hanno fatto trovare la concubina. Ma forse. Però lui va raccontato del Mazza Maurillo. Dove sono gli affreschi? Quella è una cosa bella, il Mazza Maurillo. Guarda, hanno ancora i segni. Ma hanno pigliato a punto. No, ma ha pigliato a punto. Mari ma ha pigliato a punto. Tu lo vedi? Mazza Maurillo, Muda Marillo, Folletto, sul libro che uscirà sul costume,
verrà scritto, ci sono varie ipotesi dei nomi, ma in tutta Italia esiste praticamente, con vari tipi di nomi, ma esiste in tutta Italia. Una CL da noi a Napoli. Che con la bella Ambriana fa la però no, due cose diverse. No, però è associato sempre alla bella Ambriana. Sono due cose completamente diverse. È associata alla bella Ambriana. Sono due cose completamente diverse, no. Cose diverse proprio, bella Ambriana e buona CL. Per dire, però, strano caso, vuole che su no, si sa, si sa. Molte persone del luogo. Se non lo sai tu, non lo so, ma si sa. Poi quello che è, ma l'hanno visto, molto. Facevano i la fame, sarà quello che sarà, però l'hanno visto. Ma la cosa più curiosa i pozzari. Era che li monacelli. Quello è un amico che è oncologo addirittura, insieme ad altri amici. Fecero un'escursione. Durante questa escursione arrivarono in un posto, cioè una casa, un fuoco acceso, entrano in questa casa, chiamavano, non rispondeva nessuno, entrano in questa casa, trovano una persona di spalle vicino al fuoco. No, è fatto vero, tanto è vero che loro, che sono miscredenti di natura, mi dice, ma come caspita è possibile? Senti, ma quelle vengono questa asciutte, persona... vengono con la concubina mia, vengono asciutte. Ma non li fanno i chiù a chi? Questo, sentire, allora, questo signore, questa persona dice che nel fare, che mentre si girava, loro presero la macchina fotografica che volevano scattare questa fotografia, questa persona che stava vestita strana vicino al suo fuoco. Nel fare che lui, mentre si girava, scomparve. Scattando l'immagine, non si capisce perché questa foto dice che ce l'hanno, ma non si capisce più che fine abbia fatto. È una cosa strana, ma detta da persone molto razionali, molte persone con i piedi a terra e che non credono, sono molto atei pure da un certo punto di vista, persone che non credono molto a certe cose. E lascia un po' un dubbio. La storia del Monacillo si fa. Allora sai come si chiamava? Grazie, Tony.